Manervio, Marco Viviani. Marco, sei in concorso qui, però una cosa mi incuriosisce, il tuo giubbotto. Hai un giubbottino nuovo che non ho ancora visto. Sì. Che cos'è? Me lo racconti? Una pettorina per eventuali cadute, soprattutto dopo l'ultimo incidente che ho avuto, forse anche un po' con l'età che avanza, inizia a pensarsi e niente. Pettorina rinforzata? Sì, c'ha il riparo dietro la schiena, davanti. Sì, certo, va così. Sì, tra l'altro sono veramente comodi, ormai sono arrivati a dei livelli di comfort, ti muovi bene, sono molto cose e trovo che sia importante, anzi, trovo che la federazione forse debba anche un po' occuparsi di questo aspetto che è stato veramente tralasciato negli anni. Se ci paragoniamo agli altri sport, l'evoluzione che hanno avuto a livello di sicurezza, io penso che noi sia giunto il momento anche un po' di pensarci, perché siamo rimasti molto indietro, perché alla fine è uno sport comunque pericoloso e penso che con piccoli accorgimenti che possono essere queste pettorine che ormai insomma si possono portare benissimo, piuttosto che le staffe di sicurezza, dei pararamponi dove i cavalli non possono agganciarsi, delle redini che si possono aprire in eventuali cadute, siano cose importanti su cui la federazione deve porre attenzione, soprattutto perché ti sto parlando di cose che insomma se ti pesta un cavallo, se rimani staffato, piuttosto che si aggancia con una gamba, un pararamponi così, ti fai male, le probabilità di farti male sono molto elevate. Quindi sono piccole cose che però forse le norme, i cap che abbiano degli standard, anche se adesso abbiamo attualmente dei cap di un certo tipo, però vedi ancora gente in concorso che invece porta cap veramente magari insomma. Dici che è arrivato il momento che qualcuno deve comunque obbligare Sì, un certo dobbiamo tipo di alzare un standard. po' il livello di cose, perché non possono pensare che noi da soli facciamo quello che ci fa comodo. Però in un ambito sportivo, durante una competizione, secondo me bisogna che portino attenzione a questa cosa. La federazione, secondo me, deve fare qualcosa sotto questo aspetto. Perfetto, grazie mille Marco. Figurati, grazie a te.